Questo programma è presentato da Buongiorno cari telespettatori e benvenuti, ben sintonizzati sul canale 76 del Digitale Terrestre di Telemia. Andiamo a vedere i principali titoli dei quotidiani calabresi che oggi troviamo in edicola. Partiamo subito con Gazzetta del Sud. Reggio, Ance in campo per lo sviluppo, il presidente Laganà, PNRR e fondi europei, opportunità da non perdere, la sfida dei costruttori per lo sblocco della cessione dei crediti ed è sempre più forte l'impegno anti-racket. In occhielli in alto su Gazzetta, il super latitante Bartolo Bruzzaniti arrestato in Libano, narcotrafficante e broker delle 'ndrine. A Reggio un falso medico smascherato dai carabinieri, l'operazione è stata compiuta dai NAS. Locride, lettera dei sindaci al ministro Valditara, un urlo da Careri, San Luca, Platie e Africo, salvate i nostri ragazzi dalle 'ndrine, strada della morte, Natile, naturalmente in piazza, ricorderete tutti l'evento tragico della morte della mamma con i suoi due figli proprio su una strada provinciale di Natile. Istat è un'Italia sempre più vecchia, i giovani in difficoltà, esclusi dalla crescita, PIL ok, ma futuro incerto. La fotonotizia, ricorso respinto, la regina ora punta sul CONI, la FIGC insiste, nota la scadenza del 20 giugno per pagare il debito. Ancora rimaniamo in colonna a destra, Reggio Aeroporto, richiami a Occhiuto e Sacal e si torna a parlare di check-in a Messina. Continuiamo, prima pagina di Gazzetta del Sud, il figlio di La Russa indagato per stupro, nuova tegola per la maggioranza, una 22enne sono stata drogata, coinvolto pure un altro giovane, questo è l'interrogativo, il presidente del Senato, la ragazza aveva preso coca, poi si corregge, frainteso. E si tratta del terzo genito, Ignazio La Russa e Leonardo Apache, denunciato per violenza sessuale. Ancora la denuncia di un'azzurra, abusi su un'olimpionica, in tre rischiano il processo, l'episodio a Roma nel febbraio. Continuiamo in colonna a destra, emergenza in Calabria, depuratori in tilt e mare sporco, comuni senza risorse. Dopo i rilievi di Occhiuto ai comuni interviene l'Anci, difficoltà economiche e carenza di personale, è impossibile gestire i depuratori per tanti comuni. Le carenze in tutta Italia, specializzandi in corsia già dal secondo anno, bandi per 20.000 giovani. Andiamo in basso, salta il taglio retroattivo, Palazzo Madama ripristina i vitalizi agli ex senatori, esplode la polemica. Libertà immediata per Minnenna, ex presidente dell'Agenzia delle Dogane e assessore regionale in Calabria, la presunta truffa milionaria sulle mascherine. E qui vedete Minnenna, il Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, si trovava ai domiciliari dallo scorso 22 giugno. Per l'ex direttore delle Dogane e attuale assessore regionale in Calabria, Marcello Minnenna, arrestato nell'ambito dell'indagine su una presunta truffa milionaria sulle mascherine all'epoca del Covid. E poi incendio a Milano in una casa di riposo, 6 morti e 81 persone in ospedale. A Milano le vittime avevano tra i 69 e gli 86 anni. E poi la gaffe del ministro Sangiuliana, proverò a leggere i libri finalisti al premio Strega, era tra i votanti. Ecco gennaio il discusso intervento del ministro della cultura.
Lasciamo Gazzetta del Sud, almeno la prima pagina, e andiamo direttamente sul quotidiano della Calabria. Primato calabrese sugli enti sciolti per mafia. Il Ministero dell'Interno fa il punto: nel 2022 3 scioglimenti e 11 commissariamenti, in alcuni casi vera e propria connivenza degli organi politici con i clan e la trascuratezza diffusa. E qui poi naturalmente tutti i relativi commenti su questa relazione. In copertina, gare di fondo all'Orica tra i monti della Sila. Ancora cinema e gusto, la ricetta dei fagioli divorati da Terence Hill. Il gioco, indovina il personaggio per ricevere il libro, l'agenda, tutti gli eventi in programma in questi giorni in Calabria. Andiamo nei principali titoli. Vedete la fotonotizia, la regina esclusa dalla Serie B. C'è tempo per un ricorso al collegio di garanzia del CONI. Sanità, appalti e progetti, il caso che agita l'ASP Cosentina, e poi la politica, il potere e l'etica di Filippo Veltri. Lo scontro, il 20 luglio i penalisti calabresi in astensione, diciamo no ai processi mediatici. Ancora al centro pagina, depurazione, sindaci sotto accusa, l'opposizione però contro Occhiuto. La decisione, annullati i domiciliari per Marcello Minnenna. Ancora l'inchiesta, gli affari dei clan di Isola fino al in Danimarca. E poi Imperium, assunto Megna, progettava la fuga all'estero. Andiamo a vedere i titoli dalle varie province, partiamo da Catanzaro, 4 consiglieri entrano nel partito di Calenda. E a Reggio Calabria la politica fa muro sulla regina, decisione abnorme. Vibo Valentia, azione in comune, apertura a tutti senza pregiudizi. E poi Crotone, diagnosi e terapie errate, condannati 3 chirurghi. A Reggio è stato scoperto un falso chirurgo dei capelli. Ancora in basso, Africa, il latitante Bruzzaniti preso in Libano. E poi sui libri, Vintura a Cosenza, la casa editrice indipendente. Andiamo sul nostro portale telemia, www.telemia.it, partiamo direttamente dalle notizie, partiamo dalla regina esclusa dalla B, mobilitazione dei tifosi, pronti alla battaglia dicono. Ancora Occhiuto smentisce, non mi candido all'Europea, resto in Calabria. La Cillocchi 1909 riconsegnata dal presidente Mollica ieri al comune, ma non c'era una nuova società? Questo è un interrogativo. Regina ancora non molle, il ricorso prosegue nelle fasi successive di giudizio, la nota del club. Minnenna, il Tribunale della Libertà annulla i domiciliari. E quindi come titoli ci siamo. Io vi ringrazio per averci seguito in questo breve intervento, giusto per raccontarvi l'operazione fatta ieri della nostra controcopertina. Partiamo dalla nuova ondata di calore Reggio, ieri tra le città più roventi, quindi parliamo di un caldo che supera i livelli di agosto. Ancora avanti, l'operazione Locri, operazione riscatto, 7 assolti per un cavillo. Andiamo ancora avanti, l'ascesa del clan dei Zingari a Reggio nelle difficile periferia di Arghillà. E poi ancora operazione Wave, elevate sanzioni per oltre 1 milione di euro da parte della Guardia Costiera. Lasciamo con questa notizia sul caldo il nostro portale, vi ringrazio per averci seguito e naturalmente appuntamento con Telemia, prossimi appuntamenti informativi con il nostro TG News. Grazie ancora e continuate a seguirci sul 76 del Digitale Terrestre e naturalmente in streaming su www.telemia.it. Buon sabato a tutti. Questo programma è presentato da...